Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi porto una performance di un sandwich a mio parere molto molto carino. In questo video ovviamente farò solo la performance. Se poi vi piace la performance, mi lasciate un commento qui sotto e mi dite magari se volete il tutorial. Niente, direi di passare subito alla performance senza perderci troppo in chiacchiere. Perfetto. Allora, innanzitutto, visto che questo è un sandwich, avrò bisogno di due carte, e diciamo simili. In questo caso userò i due jolly, ok? I due jolly che andrò a lasciare esattamente qui sul tavolo, ok? Davanti agli occhi sia dello spettatore e della telecamera, ok? Lì. Dopodiché ho bisogno di una carta selezionata da uno spettatore, che in questo momento non ho, ma mettiamo che uno spettatore scelga questa, per esempio, ok? Uno spettatore normale se la guarda e se la ricorda, ok? Dopodiché vado semplicemente a lasciare la carta nel mezzo del mazzo, in questa maniera. Do semplicemente un bel taglio, ok? E l'ultimo, proprio per chiudere tutto. Adesso cosa faccio? Schiocco il dito e, guarda, girando la mano intorno al mazzo in questa maniera, una carta se le trasporta lì, esattamente in mezzo ai jolly. Non ci credi? E andiamo a vedere. Se andiamo a vedere, però, una carta, vedi? Vedi che è apparsa una carta in mezzo ai jolly. Cazzo, dirai, ma da dove è passata? Ecco, te lo mostro subito. Tratata, movimento circolare e la carta è arrivata. Ma quando vai a girare ci rimane ancora male, perché esattamente no. C'è una carta con una scritta qui sopra che mi dice esattamente. Ecco, guarda, vi dico cosa mi dice. Questo mi sta dicendo di guardare sotto la scatola, mi dice. Che resta questa carta? Beh, io sinceramente non ci credo a questa carta. Voi ci credete? Non lo so. Però lo spettatore alla fine è curioso, non di sapere se veramente sotto la scatola c'è una carta. E quando va, scorre e vede che sotto la scatola c'è una carta, rimane veramente sbalordito, ok? Al che lo spettatore prende, gira la carta ed è esattamente no, non ancora. Esattamente no, perché c'è un'altra carta con un'altra scritta che dice. Leggete un attimo. Questo dice. Dice di guardare ai due jolly. Che ho appena guardato i due jolly e c'era una carta che mi diceva di guardare sotto la scatola. Poi guardo i due jolly e infatti c'è la solita carta. Però una piccola cosa in più. Questa carta adesso contiene una nuova scritta e dice infatti guarda sotto la scatola ancora. Però come ancora? Ci ho appena guardato adesso e c'era questa, cioè mi sta prendendo per il culo. Però poi vai a vedere e sotto la scatola, guarda un po', in effetti c'è una carta. Questa a regola dovrebbe essere esattamente il 3 di fiori. Presumibilmente la carta scelta dallo spettatore. Ovviamente la carta scelta dallo spettatore, anche perché altrimenti sarei un mago fallito. E niente. Spero ovviamente che vi sia piaciuta. Spero che questa performance sia di vostro gradimento. Come ho già detto, se vi piace e volete il tutorial, fatelo semplicemente sapere nei commenti. Ok? Semplice, un commentino lì, guarda, sì, fammi il tutorial. Perfetto, lo faccio, ok? Quindi niente, semplicemente grazie della visione e ci vediamo nel prossimo video.